Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento di Liberamente in Camper. Oggi siamo al Salone del Camper e andiamo a conoscere un amico che già da qualche tempo, insomma, abbiamo fatto qualche chiacchiera e probabilmente qualcuno lo ricorda. State lì, giriamo la telecamera. Siamo nello stand di Dorazio Assicurazioni e lui è Cristiano Dorazio. Ciao a tutti. Allora, ciao Cristiano, senti, intanto noi abbiamo fatto già una chiacchierata un sacco di volte parlando dell'assicurazione nata apposta per il camperista. Io ti farei subito delle domande un po' a gamba tesa. Diciamo che gli ultimi mesi sono stati abbastanza problematici con eventi atmosferici devastanti come la grandine, come il vento forte. La copertura assicurativa prevede questi tipi di possibilità per il camperista? Certo, come no. Tutte le polizze per i camper e anche delle auto, comunque in generale, per concedere la garanzia eventi atmosferici è necessario acquistare anche le garanzie incendio furto. Da sola così non viene. Sono tutti i pacchetti, diciamo, a matriosca, cioè l'incendio magari si può acquistare da solo, per avere il furto bisogna avere l'incendio, per avere fenomeni naturali bisogna avere anche il furto e l'incendio. È una garanzia che logicamente quindi fa crescere, fa salire il premio assicurativo, però giustamente, come dici tu, gli eventi che stanno accadendo ultimamente sono degli eventi, diciamo, importanti. Senti, la polizza per il camperista di Dorazio Assicurazioni, che caratteristiche peculiari ha? Mi spiego, ci sono determinati plus come vetri e plexiglass che possono essere sottoscritti separati in un secondo momento, oppure bisogna per forza acquistarli nel momento in cui si sottoscrive la polizza? Sì. La nostra garanzia, ad esempio, cristalli e plexiglass, perché copre non solo i cristalli, cioè il parabrezza principalmente, ma anche tutte le finestre degli oblò della cabina del camper, che sono quindi, diciamo, in plexiglass per capirci, è acquistabile nella nostra polizza, a differenza delle altre, anche slegata dalla garanzia incendio furto, mentre tutte le altre compagnie e assicurazioni te la danno solo, te la concedono solo se hai l'incendio furto, e è senza franchigia, purché si vada nei centri convenzionati per i parabrezza e ovunque invece si voglia per i plexiglass, e in più non è legata a nessuna età del veicolo, cioè è acquistabile con età del veicolo illimitata, qualsiasi età abbia il veicolo. Senti, un'altra peculiarità o caratteristica dell'assicurazione dedicata al mondo del camper riguarda il superamento del peso. È uno dei problemi più grossi per il camperista, vuoi perché i veicoli sono già commercializzati al limite dei famosi 35 quintali, o vuoi perché uno lo carica di tutta l'attrezzatura. Che cosa succede in caso di sinistro se il peso è superiore rispetto a quanto stabilito per condurre con la patente B, cioè i famosi 35 quintali? Allora, la nostra polizza, la garanzia RC Auto per la circolazione, quella obbligatoria per la circolazione della nostra polizza, ha già incluso automaticamente, senza possibilità di toglierla, ma nel prezzo base, la rinuncia alla rivalsa in caso di sinistro con patente scaduta da non più di 12 mesi, guida in stato di ebbrezza e sovrappeso del veicolo, tornando alla tua domanda. Sovrappeso del veicolo che può essere fino al 25% in più del peso che c'è scritto sul libretto, per cui se sono 35 quintali si può arrivare a 43,750. Okay. Che cosa succede in caso di sinistro se poi le autorità pesano il camper? Che la multa perché si era in sovrappeso, quella è una non multa si scappa, quella si paga. Purtroppo. Però la compagnia rinuncia alla rivalsa. Cioè, che cosa significa rinuncia alla rivalsa? Che la compagnia, nei casi in cui uno abbia un sinistro e circolava, diciamo, non a norma di legge, potrebbe pagare comunque il danno che tu hai causato a terzi, ma poi fare rivalsa su di te, cioè richiederti indietro i soldi che ha pagato alla controparte perché tu stavi circolando non a norma di legge. In questo caso, nella nostra polizza, fino al 25% in più del peso non chiede niente, paga il danno e è finito il discorso. Senti,
si sta manifestando sempre di più il noleggio tra privati con una copertura assicurativa. Dal punto di vista delle assicurazioni in generale, che cosa succede nel momento stesso in cui io decido di dare in condivisione, in questo caso invece a noleggio, per più volte, più giorni durante l'anno il mio camper? Allora, ancora la cosa in Italia non è stata normata, anzi è uscita una circolare ultimamente del Ministero dei Trasporti che non sono riuscito a leggere dettagliatamente, ma mi sembra di aver capito che insomma non lo riconosce come possibile attività, per cui le compagnie di assicurazioni potrebbero, questo ti dico per l'esperienza che ho io nel mondo delle assicurazioni, in quanto non essendo normato nessuno può dire cose certe, ma sicuramente che cosa succede? Se tu assicuri un veicolo, la compagnia di assicurazioni ti dà un premio assicurativo che è calcolato sulla base delle tue delle tue caratteristiche, delle caratteristiche del profilo che deve guidare quel veicolo, cioè magari un uomo di 40 anni, residente eccetera, Torino, certo, esatto, eccetera. Residente a Torino, anche se per i camper poi dopo uno non va in giro nella sua città. Certo. Però, e quindi che cosa succede? Se poi invece questo veicolo viene guidato oggi da un 23enne che magari con i suoi amici va in vacanza, domani da un 70enne, quindi il profilo, ecco la parola che... il profilo del conducente varia, le compagnie potrebbero fare che cosa? Se devono pagare uno sfrigio di 300 euro magari neanche si accorgono, ma se poi succede qualcosa di grave potrebbero contestare e quindi magari negare il risarcimento al terzo che magari è andato all'ospedale, è stato un mese in ospedale. Perché l'assicurazione... ti direbbe, se tu mi avessi avvisato che i profili erano diversi... Io ti avrei fatto pagare, non so, il doppio, perché poi dopo potrebbe andare in proporzionale, ma in questo caso potrebbero anche negarlo, perché tu non hai detto che lo dai a tante persone diversamente. È logico che uno lo può prestare il suo camper, come la sua auto, tutto quanto, a un amico, però un conto è prestarlo una volta per una necessità che un tuo amico ti chiede un favore, e un conto è... Sistematicamente. Quindi bisogna stare attenti... in quest'ottica. Va bene, senti, dove ti trovano? Al Salone del Camper fino al 17 di settembre, padiglione 2? Stand I031. Ok, oppure trovano i tuoi riferimenti attraverso il sito internet? assicurazionecamperdorazio.it. Ok. E come dico sempre, sì, facciamo, diciamo, operiamo online a distanza, ma chi ti risponde non è un call center, ma è una agenzia di assicurazioni che ad Ancona facciamo polizze per la casa, infortuni, come tutte le classiche agenzie di assicurazioni, e anche per i nostri amici camperisti in tutta Italia lo facciamo. E poi abbiamo l'ufficio camper specializzato nel mondo del camper, tutti i ragazzi che lavorano nel nostro ufficio, compreso me, siamo tutti figli di camperisti e amanti della... Senti, piccola parentesi, all'aria aperta. E quindi sappiamo di cosa stiamo parlando. Dentro alla parte assicurativa c'è anche la tessera di Turit, vero? Per accedere alla nostra polizza, come tutte le polizze speciali per i camperisti sono abbinate al possesso di una tessera di un'associazione o rivista di camperisti, per accedere alla nostra polizza bisogna avere una delle tessere con noi convenzionate, che non è solo turismo itinerante, anche Act Italia, Unione Club Amici, Vivi Camper, mollo tutto e vado a vivere in camper, gli amici di Cristiano Fabris e la tessera di turismo itinerante. Perfetto, allora grazie infinite, qui comincia già arrivare la gente, direi che ti lasciamo come dire, al tuo lavoro, noi ci vediamo molto presto, io resto qua dietro, come dico sempre, fate i bravi perché fare il cattivo ci penso io. Ciao a tutti ragazzi, grazie Cristiano.